Rita, è un grandissimo onore averti qui con noi, disponi qui in mano il tuo biglietto e... Benvenuta Margherita, ti stavamo aspettando e finalmente sei arrivata. Ti volevo fare i complimenti per tutti i tuoi film, in particolare per il film Mia Madre. Ciao Margherita, benvenuta a Giffoni. Ho ammirato tantissimo la tua interpretazione in Mia Madre di Nanni Moretti, perché credo che tu sia riuscita a immedesimarti completamente nel ruolo. Ciao e benvenuta a Giffoni. Scusate, la signora della stanza accanto non c'è, è mia madre, sapete dov'è? No, no. Ecco, scusi, ma mia madre dov'è? Non si preoccupi, hanno trasferito sua madre in un altro reparto. Ha avuto una piccola crisi respiratoria. Passerà qualche giorno in terapia intensiva. In terapia intensiva? Sono cose che accadono, non si preoccupi, stia tranquilla. Ciao Margherita, ti stimo moltissimo e penso che il tuo modo di recitare sia molto intenso. Ciao Margherita, sei un'attrice fantastica. Sei la mia attrice preferita, grazie di essere qui. Benvenuta a Giffoni. Ciao Margherita, sono felicissima che tu sia qui a Giffoni. Benvenuta, ho potuto apprezzare la tua interpretazione soprattutto in Happy Family, uno dei miei film preferiti, e anche Saturno Contro. Bellissima, ciao, brava, brava, brava. Non è un buon periodo per lui, credo che abbia dei problemi di lavoro, non so. Ma io lo amo Vincenzo. Non ho mai amato nessuno come lui. Anzi, a dire il vero sì. Il mio ex marito all'inizio lo amavo esattamente come lui. Benvenuta Margherita, siamo contenti di averti qui come ospite al Giffoni Film Festival. Sei una grandissima attrice. La tua recitazione è semplicemente meravigliosa, riesce a essere sia comica sia profonda allo stesso tempo ed è una cosa che non molti attori riescono a fare. Ciao Margherita, benvenuta al Giffoni, sei un'attrice davvero meravigliosa. Due aggettivi per Margherita Bui. È bellissima e bravissima. Ah certo, perché tu invece credi di essere stata così incoraggiante, no? Pensi che se ti avesse sentito qualcuno, non so, magari una delle nostre bambine, avrebbe pensato, ma che bello fare figli, che bello sposarsi, no? Suora si sarebbe fatto, piuttosto che fare la tua vita! Ciao Margherita, sono molto contento di trovarti qui a Giffoni. Credo che sia una grandissima soddisfazione poterti vedere dal vivo e poter parlare di cinema con te. T'ho visto nel film Io e Lei, l'ho trovato un film straordinario, per cui benvenuta al Giffoni. Ciao Margherita, ti stimo molto come attrice e ho apprezzato molto la tua interpretazione in Piccoli crimini coniugali. Piccoli crimini meno degli altri. C'è differenza tra niente e meno di niente. Ma se un mio libro ti piacesse, io credo che tu lo difenderesti a prescindere dall'approvazione del mondo. Forse. Non è detto però. Vabbè, comunque, Piccoli crimini tu lo adori e io lo detesto. È grave? Ripeto? Ciao Margherita, benvenuta a Giffoni e volevo dirti che mi è molto piaciuto il tuo personaggio in questi giorni. Sei davvero un pilastro del cinema italiano e quindi sono molto felice di incontrarti e farti delle domande. Ciao Margherita, tu sei una delle attrici italiane che io apprezzo di più, la tua interpretazione nel Il Caimano è stata favolosa. E niente, benvenuta a Giffoni. Bruno, noi siamo separati, non viviamo insieme da un sacco di tempo, lo sanno i bambini, lo sanno tutti! Che cosa vuoi da me? Me lo dici, cosa vuoi? Benvenuta a Giffoni! Benvenuta a Giffoni! Benvenuta a Giffoni! Benvenuta a Giffoni! Margherita, benvenuta a Giffoni!